Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi il video tutorial per realizzare il gelato fatto in casa, quindi homemade, senza gelatiera. Realizzarlo è davvero semplicissimo, è super facile e lo possono fare tutti, anche i bambini. Vediamo! Per la preparazione del gelato utilizzerò il Magic Bullet con le sue due lame, questa a 4 per tritare lo zucchero e il caffè. Mentre con la lama piatta andrò a montare la panna. Verso in una ciotola dai bordi alti una parte della panna e una parte di caffè e zucchero. E con la frusta a mano amalgamo il tutto. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti. In ultimo aggiungo l'uovo intero. Ora che ho ottenuto il mio composto lo verso in una coppa da gelato che ho già mangiato in precedenza, quindi una coppa che è adatta ad andare in freezer. Ripongo quindi il mio composto in freezer per un paio d'ore. Appunto dopo 2 ore vado a rimestare il tutto con una forchetta. Lo rimetto in frigo e lo lascio riposare per tutta la notte. Domani sarà pronto.
Come avete visto nel tutorial, realizzare questo gelato è davvero semplicissimo, ci vuole brevissimo tempo, pochissimo tempo, e adesso vi mostro come lo voglio gustare quest'oggi. Nel video avete visto che si può appunto gustare in coppa, mentre io oggi voglio gustarlo sul cono. Mi armo di una paletta per gelato, questa serve per fare appunto le palline. E cerco di creare appunto il cono come in gelateria. Ed ecco qui realizzato il mio cono gelato al caffè, fatto in casa, senza alcuna aggiunta di nessun prodotto che appunto possa far male, senza lattosio. Alla prossima! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio farvi una nuova video recensione, però di un prodotto alimentare questa volta. Il prodotto è questa confezione di cornetti, che sono un prodotto tedesco che ho acquistato in un penny market, e ho pagato soltanto 1,19 euro, era un prodotto in offerta.